due vecchie amiche, Emily e Luna, decidono di andare in un famoso salone di bellezza. Inizialmente la responsabile avvisa le ragazze che è disponibile solo una parrucchiera, ma dopo una telefonata gli comunica con gioia di averne trovata un'altra. Emily e Luna possono sistemarsi i capelli contemporaneamente. Nel frattempo, però, le ragazze si rendono conto che una delle parrucchiere è un imbroglione. Quale? Le due stanno usando delle forbici normali, ma al posto della lacca, quella a sinistra ha in mano una bomboletta di spray per insetti. È un indizio importante. Mary e suo fratello minore Alex hanno deciso di andare in un bosco. Per un futile motivo iniziano a discutere e Alex, in preda all'ira, si allontana. Dopo alcuni minuti, Mary inizia a cercarlo. È ancora arrabbiata, ma anche preoccupata. Presto la ragazza raggiunge un fiume. Nota un uomo seduto sulla riva. «Ha visto passare un adolescente?» chiede. «Sì, ha appena preso una barca e ha raggiunto l'altra sponda». Mary non crede alle parole dell'uomo. Perché? La barca è effettivamente dall'altra parte, ma le pagaie sono accanto all'uomo. Come ha fatto il ragazzo ad attraversare il fiume senza? Tre detenuti sono seduti a tavola per cenare. Uno dei tre è ricco. Riesci a indovinare chi? Non è il tizio con la bistecca e i gamberetti. La targhetta sulla camicia rivela che è uno chef. In quanto tale, gli piace prepararsi dei piatti speciali. Il ragazzo con i gioielli sembra benestante, ma in prigione i gioielli non valgono nulla. Quindi è il terzo uomo. Le persone ricche cercano sempre di mantenere un basso profilo in prigione per non essere prese di mira dagli altri. Per questo motivo non ostenta alcun bene di valore. È venerdì e tutti gli studenti sono riuniti in una grande aula per sostenere l'esame di fine anno. L'insegnante è stata informata che uno studente ha intenzione di imbrogliare. Riesci a capire quale? Presta attenzione a ogni dettaglio. È lo studente C. Sembra che stia cercando di ricordare ciò che ha letto, ma ha le risposte scritte sulla mano. Una sera, Marta sta passeggiando nel parco vicino a casa sua. È buio e non c'è nessuno in giro. All'improvviso, qualcuno afferra la sua borsa e scappa via. Marta inizia a seguire il ladro misterioso. È quasi certa che si tratti di una donna, ma non riesce a distinguerne l'aspetto né i vestiti. La donna si nasconde all'interno di una scuola. Quando Marta riesce a entrare, nota tre insegnanti. La ragazza le osserva con attenzione e presto intuisce chi le ha preso la borsa. Sei in grado di fare lo stesso? La donna al centro non sarebbe in grado di scappare, visto che ha una gamba ingessata. Quella a destra non ha nulla in mano. Dove avrebbe potuto nascondere la borsa di Marta così velocemente? La donna a sinistra ha una grande borsa a tracolla. Una vera insegnante non avrebbe bisogno di portarla in classe. È stata sicuramente lei a prendere la borsa. Per incontrare la sua ragazza, Nathan è uscito di nascosto da casa sua a tarda sera. L'adolescente pensa di essere stato attento e silenzioso, ma tutta la sua famiglia è a conoscenza del suo piano. Sanno che il ragazzo tornerà a mezzanotte e così hanno fatto una scommessa. Il primo a individuare Nathan mentre scavalca la recinzione vincerà. Come premio avrà l'esenzione dai lavori domestici per una settimana. Per non addormentarsi, il padre di Nathan accende la TV. Il nonno dell'adolescente si sistema in salotto a leggere un libro. La nonna in cucina a preparare la pizza, mentre la mamma va in camera e inizia a meditare, seduta sul pavimento. Chi sarà il primo a individuare Nathan? La mamma di Nathan. I suoi occhi si abitueranno all'oscurità e vedrà meglio degli altri. Osserva attentamente questa immagine e cerca di capire chi viene dal futuro.
sono abbastanza sicuro che gli uomini dell'età della pietra non usassero torce elettriche, quindi deve essere questo tizio. Nelle profondità marine, Stacy vede Nettuno seduto sul suo trono, circondato da tre sirene. Nettuno le chiede di restituire la collana di perle che sua moglie aveva smarrito. Lei l'aveva ritrovata sulla spiaggia, poco distante dalla riva. Riesci a indovinare quale delle tre sirene è la moglie di Nettuno, in modo che Stacy possa restituirgliela? È la terza. È l'unica che porta una fede nuziale. Lisa è una famosa top model. Durante un servizio fotografico, viene trovata priva di sensi nel suo camerino e portata in ospedale. La diagnosi dei medici parla di una grave reazione allergica, ma quando Lisa si riprende, afferma di non aver mangiato nulla. Il manager della modella interroga tutti coloro che erano stati visti nei paraggi. La stylist di Lisa afferma di averle solo applicato il trucco e di non averla vista mangiare nulla. La donna delle pulizie risponde di aver pulito il camerino con prodotti organici e anallergici. Nora, la principale rivale di Lisa, dice di aver assistito alle riprese per tutto il giorno e di non aver notato nulla di sospetto. Chi è colpevole? È stata la stylist. Il rossetto è l'unica cosa che Lisa avrebbe potuto ingerire quel giorno. Nel cuore della notte, Dennis si sveglia a causa di un forte rumore. Probabilmente uno dei bambini è uscito, pensa. Ma i ragazzi sanno che non possono uscire di notte. L'uomo va a controllare i suoi figli e vede che tutti e tre, Catherine, Ruth e Larry, sembrano dormire. Osserva i bambini e cerca di capire chi è uscito di nascosto dalla casa. È stata Ruth. C'è una scarpa da ginnastica nascosta dietro la tenda e diverse patatine fritte sotto il suo letto. Brenda sta viaggiando in treno. Nella carrozza c'è un caldo torrido. La ragazza decide di togliersi un braccialetto d'oro e lo mette sul tavolo davanti a sé. Alcuni minuti dopo, il treno entra in una galleria e nella carrozza diventa buio pesto. All'uscita della galleria, Brenda si accorge che il suo braccialetto è scomparso. Scioccata, urla: "Oh no! Qualcuno ha preso il mio braccialetto!" Nello scompartimento ci sono altre tre persone. Helen afferma di aver dormito tutto il tempo. Rachel era impegnata nella lettura di un libro sul cellulare e Gregory era andato in bagno prima ancora che il treno entrasse in galleria. Chi ha preso il braccialetto? È stata Helen. All'inizio aveva le maniche arrotolate, ma ora le coprono le braccia fino ai polsi, nascondendo il braccialetto. Un sabato, Sara decide di comprare del gelato e di tenerlo nascosto nel freezer. La domenica mattina, al risveglio, tutto il gelato è sparito. Chiede a tutti i presenti in casa. James risponde che era andato al lavoro presto quella mattina e di non aver visto nulla. Mary dice che avrebbe voluto mangiare il nuovo gelato al caramello nel pomeriggio. Era dispiaciuta perché lo desiderava tanto. John, invece, era completamente all'oscuro che ci fosse un gelato in casa, ma non vedeva l'ora di provarlo. Riesci a capire chi sa qualcosa? Mary. Il gelato era stato nascosto e nessuno conosceva i gusti che Sara aveva scelto. Come faceva a sapere del caramello? Riesci a capire chi è una vera sirena? Il secondo è un ragazzo, quindi sicuramente non è una sirena. La ragazza a destra si sta rilassando al sole ed è fuori dall'acqua. Le sirene non lo farebbero perché non possono stare al sole. La vera sirena deve essere quella a sinistra. In un supermercato sono avvenuti alcuni furti. In totale ci sono stati tre casi, a gennaio, ad aprile e a giugno. La telecamera di sicurezza ha registrato questi video. L'addetto alla sicurezza ha provato a dare un'occhiata più da vicino e ha improvvisamente notato un dettaglio. In seguito, l'identità del ladro è diventata ovvia. Cosa ha notato?
la donna incinta. L'attento addetto alla sicurezza ha notato che a gennaio sembrava incinta di circa 6-7 mesi, anche a giugno però aveva lo stesso aspetto. Sembra che si tratti del misterioso caso del pancione, che in realtà è carne in scatola. Un giorno un ladro decide di rapinare la banca locale e scogita un piano: travestirsi da banchiere e intrufolarsi nel caveau. Mentre si avvicina al caveau, nota un addetto alla sicurezza. Il rapinatore non aveva previsto questa eventualità e decide di nascondersi, osservando il comportamento della guardia con un vero banchiere. Quando l'impiegato si avvicina alla porta, la guardia giurata dice 12 e l'impiegato risponde 6, garantendosi l'accesso. Un altro banchiere si avvicina. Quando la guardia dice 6, quello risponde 3, entrando nel caveau. Il ladro decide di avvicinarsi con nonchalance alla guardia di sicurezza. La guardia esclama 2. Il ladro risponde con sicurezza 1. Viene arrestato immediatamente. Perché la risposta del ladro è sbagliata? Cosa doveva rispondere? La risposta ha a che fare con il numero di lettere della parola. 12 ha 6 lettere, quindi la risposta è 6. 6 a sua volta ha 3 lettere, quindi la risposta è 3. Adesso intuisci che il ladro avrebbe dovuto dire 3. Sembra che non sia stato così brillante come pensava.